a tutti, sono Giorgio e questo è il mio canale. E se siete venuti qui volete sapere cosa c'è qua dentro. Oggi faremo l'unbox della Fairy Loot. La Fairy Loot è una box inglese a tema libri e gadget. Sono box mensili, costano intorno ai 40 euro con la spedizione tracciata, e all'interno c'è un libro che fa capo a un tema mensile e ci sono tutti dei gadget collegati al tema mensile. Direi bando alle ciance, questa è la box di gennaio, esatto, e vi arriva più o meno alla fine del mese, direi di iniziare a spacchettare. Allora, per quanto il potere dell'inquadratura mi permetta, la box si presenta così, come potete vedere. Allora, sono come voi, non so cosa c'è dentro, lo scopro adesso. Allora, la prima cosa che vedete è il foglio degli spoiler con all'interno, potete vedere l'immagine, il tema è amicizie indissolubili, lo metto qui così se non so di che tema sono vi dico già più o meno guardo il foglio degli spoiler, direi di iniziare. Allora, la prima cosa che mi balza all'occhio è questa fascia per capelli, se mette a fuoco così. E direi che senza ombra di dubbio è ispirata a Six of Crown di Light Bardugo, in cui i rapporti di amicizia e i tradimenti sono la base di questo libro. Molto carina, purtroppo per la mia testa è un po' piccolina. Credo la regalerò, peccato perché è molto bella, però come potete vedere è piccola per il mio cranio. Andiamo avanti. Allora. Dunque, una candela. Will and Jem, e questa è a tema Shadowhunter di Cassandra Clare. Questa è la candela. Ah, questa è senza. Ok, questa non è brillantinata come le altre all'interno della Fairy Loot. E sentiamo da cosa sa. Sa da pulito, ragazzi. Cioè, sa veramente da pulito. E è tè nero e salvia dolce. Io non ho letto, cioè io ho letto pochissimo Shadowhunter perché purtroppo mi dispiace, è un unpopular opinion, a me non è piaciuto. Però tra tutte le candele della Fairy Loot che mi sono arrivate fino adesso, mio Dio, questa è quella con il profumo più buono. Quindi andiamo avanti. Poi c'è un burro cacao di Jules e Arsinoe, questo so da dove viene. Queste, se mettesse a fuoco, sì, sono le due protagoniste di La Battaglia delle Tre Corone. Sa da menta e violetta, mi sa. È un burro cacao, esatto, al menta e violetta. Molto molto bello. Infatti richiama le due protagoniste. E questo di questo qua più o meno so di che cosa parla. Poi, questo qui, esatto, è una fodera per cuscino a tema Raven Boy. Molto bella, ha la grafica anche dietro. Appena riesco a trovare un cuscino da metterci dentro, direi che la sfoggerò con orgoglio. Molto bello, anche questo. E recita la frase: "The trees speak Lailin", credo. Poi controllo. Molto bello comunque, mi piace un sacco. Poi, questo cos'è? Aspettate. Lia e Pauline del Remnant Chronicle. Allora, questa era la saga che infatti non avevo letto. E è un preparato per cioccolata calda al caramello. A cioccolata calda al caramello salato. Mio Dio, qua sarà dura. Sentiamo un attimo. Perché sento che è pieno fino all'orlo. Infatti. Sì, ragazzi, sa veramente di cioccolata al caramello salato. Questa non vedo l'ora di provarla.
Molto carino. Devo mettermi in pari con questa saga perché non l'ho mai letta. Poi andiamo avanti. Questo invece è un segnalibro in legno a tema Signore degli Anelli. Molto bellino. Conoscevo la Link and Wonder Design, ma non avevo mai preso niente di loro. Ora sicuramente diventerà il mio segnalibro preferito. Recita una frase del Signore degli Anelli, infatti potete vedere, e recita il rapporto d'amicizia, secondo me, che c'è tra Frodo e Bilbo. E no, e no, è Bilbo, e Sam Vigegengi. Infatti potete vedere che ci sono tutti i rimandi, scusate, alla saga. There is some good in this world and it's worth fighting for. Sì, effettivamente riprende Frodo. Molto bello, mi è piaciuto. Questo mi piace veramente tanto. Poi andiamo avanti. Allora, questo credo sia una pubblicità per un nuovo libro che deve uscire. Sono molto curiosa. The Black Coat. Sì, proverò a leggerlo perché così a vederlo mi ispira veramente tanto. Molto molto carino. Poi c'è un'altra pubblicità, Girl Make Better Kings. Molto bello, anche questo, Once and Future, che è un libro che deve uscire a marzo 2019. Metto a fuoco. E poi, esatto, immaginavo li avrebbero messi. Allora, Freeloot sta facendo dei tarocchi a tema ACOTAR di Sarah J. Maas. E qui abbiamo l'imperatrice e la forza, con due personaggi della saga della Maas. So che nella box precedente c'erano altre due carte, ma io non l'avevo acquistata. Molto carini. Peccato che non li vendano singolarmente, perché immagino che uno voglia farsi la saga, cioè il mazzo completo, però boh. E adesso arriviamo alla parte molto interessante e molto carina, che è il libro, il motivo per cui ognuno compra la Fairyloot. Ah, ovviamente ci sono i coriandoli, se ve lo state chiedendo, perché ovviamente ci sono sempre i coriandoli nella Fairyloot. Appoggio. Dunque, vediamo cosa c'è dentro. Scarichi ma non apra. Altro? No, bene. Allora, c'è il segnalibro che riprende la grafica della box del mese. Il Feriscoop, che poi mi leggerò dopo. Con il tema del mese prossimo, il tema di febbraio è La Bella e la Bestia. Io ovviamente l'ho presa perché sono una fan sfegatata del cartone animato della Bella e la Bestia. Una bellissima grafica ispirata al libro con frase dell'autrice che mi leggerò poi. E io sapevo che era questo qui. Infatti, è questo: è Circle of Shadow di Evelyn Sky. Ne avevo sentito tantissimo parlare su Goodreads e è bellissimo con i dettagli lilla. Lilla opaco, mamma quanta polvere che c'è. È una saga fantasy particolare, ne ho sentito tanto parlare, non vedevo l'ora di leggerlo. E ovviamente c'è l'autografo dell'autrice, io adoro questi libri autografati, non avete idea quanto. E c'è anche una bellissima mappa. E infatti ecco qua la mappa. E ha delle bellissime grafiche interne con tipo dettagli fumosi. Guardate. Vediamo come si presenta senza sovracoperta. Scuro con dettagli argento. Molto bello. Bene, signori. Allora, questa è l'unboxing della Fairyloot. Ricapitoliamo cosa potete trovare. Allora, trovate. Esatto. La fascia per capelli a tema, allora, la fascia per capelli è a tema Six of Crown, ok. Poi c'è la cover per cuscino della Raven Crew, ok, quindi Raven Boy. La candela è a tema, esatto, The Infernal Device by Cassandra Clare, quindi Shadowhunter.
La cioccolata da fare, la cioccolata calda, il preparato per cioccolata calda della Tea Leaf & Co. è delle Remnant Chronicle, che è quello che io non avevo letto. Il segnalibro parla del rapporto di amicizia tra Frodo e Sam e è un'esclusiva Fairyloot, quindi potete trovarlo solo in questa box. Poi c'è il burro cacao di Julius e Arsinoe The Three Dark Crown by Canderbrake, che è quello che è stato è il libro che è stato tradotto in italiano come La Battaglia delle Tre Corone. E poi le carte di Una Corte di Rose e Spine di Sarah J. Maas, che deve uscire in Italia, mi pare, a marzo. E abbiamo Free e Arziel. Bene, perfetto. Questo era tutto quello che c'era nella Fairyloot. Spero che vi sia piaciuta, perché personalmente tra tutte le Fairyloot che ho comprato fino adesso, questa è quella che mi è piaciuta di più. Batte addirittura quella di settembre, che era la mia preferita. Se il video ti è piaciuto, ti invito a mettere mi piace al canale e mettere mi piace al video, scusate, e iscriverti al canale. In questa maniera il canale cresce, io cresco attraverso a esso e posso produrre contenuti sempre migliori. Detto questo, il video finisce qui. Qui sotto, tra l'altro, ti lascio anche il mio contatto Instagram dove puoi seguire la mia quotidianità. Ora, veramente, il video finisce qui e ciao a tutti!